Ciao ragazzi, ben ritrovati in Andrink e benvenuti in questo nuovo video su quello che sembra essere tutto il Pokémon Direct leakato. Tutte le informazioni che andranno a trattare sono state leakate su Reddit da un utente e sembra che siano veritieri. Se non volete alcun tipo di spoiler vi consiglio di cliccare via dal video. Fatto, andate via. Perfetto, quelli che sono rimasti vi ringrazio per essere rimasti. Andiamo a vedere quello che ha scritto questo utente su Reddit. Non so se questo Eclipse David sia effettivamente un utente veritiero, perché ho scoperto questa pagina di Reddit da pochissimo tempo, quindi non ho visto se ha fatto altri post. Andiamo a vedere cosa ha scritto però. Il Pokémon Direct ha iniziato a essere registrato 2 giorni fa, il 13 gennaio 2021, con Masuda che raggiungeva la The Pokémon Company. Sì, non è che stanno tutti quanti lì vicino, quindi ci sta. Mentre scrivo, il contenuto di questo video sarà spesso aggiornato perché questa fase iniziale di talk potrebbe essere effettivamente cambiata, dato che a giugno ci sarà un'altra diretta o un'altra presentazione con un'altra lista di annunci. Quindi potrebbero essere cose che usciranno più in là nel tempo di quest'anno, comunque sia, usciranno quest'anno ma più in là. Andiamo subitissimo a vedere che la prima cosa che ci capita è New Pokémon Snap. Dato che sta per uscire, manca davvero poco, esce il 30 aprile, sarà forse solo menzionato, non è sicuro. Dice potrebbe essere solamente menzionato durante il Direct. Detective Pikachu 2, che aspettavo tantissimo questo annuncio, sarà un gioco che sarà maggiormente migliorato dal suo titolo predecessore. Hanno migliorato le meccaniche di gioco specificatamente per accontentare i fan, diciamo, no? Per avere i fan contenti. Spero abbia qualcosa con l'HD Rumble, perché non viene usato tantissimo nei giochi, ma quando nei giochi prendi tipo dei pugni, vibra e basta, non ha nulla di che. Quindi spero in qualcosa di dedicato. Pokémon Unite, a quanto pare il titolo è nel suo terzo e finale periodo di testing, quindi dovrebbe vedere la luce a marzo, o magari anche prima. Non è che va male, anzi io Pokémon Unite lo volevo provare, anche se non è proprio... I MOBA non sono proprio il mio forte, ma vedremo insomma, magari con Pokémon riesco a cominciare e finire nel vortice e non uscirne mai più. Ah, però attenzione, uscirà a marzo o prima, a meno che non decidano di testarlo ancora di più per espandere appunto alcune modalità, e sicuramente potrebbe accadere. Io spero che sia così, perché quello che abbiamo visto l'anno scorso era solo un trailer presentativo, ci stavano 5 Pokémon in croce, ne hanno aggiunti sicuramente altri. Ad ogni modo dovremmo aspettarci aggiornamenti di Unite tra il 29 gennaio e il 6 febbraio, che annuncino solo un altro test oppure che sia rilasciato. Ah, ma perfetto. Pokémon Sleep, che sinceramente non mi ha interessato minimamente quando l'hanno presentato, dato che la verità è che non ci ho capito niente, e ci saranno informazioni, piccole informazioni degli annunci prima del Direct oppure a metà anno, verso giugno, con un altro Pokémon Presence. E ha senso che a giugno ci sia un altro Pokémon Presence, visto che andremo a vedere cose più succose in questo leak. In questo Direct ci saranno le musiche per il 25esimo anniversario e il trailer, carte promozionali e prodotti promozionali in generale. Signori, siamo arrivati, il reveal dei remake. È raro che questo accada durante un Pokémon Direct, perché questo è il periodo in cui se ne parla solamente, ma vabbè. Ho sempre pensato che i remake sarebbero stati rivelati in sede separata, con un trailer dedicato, ma stanno comunque sia considerando la possibilità di metterli nel Direct, il che non sarebbe male visto che poi usciranno a novembre. In genere 8-9 mesi prima loro mostrano sempre il nuovo gioco che uscirà quell'anno. Comunque sia, non è che ci dice poi molto, non ha ancora finito di parlare dei remake, però comunque sia sta aspettando una tabella delle riprese del Direct più precisa, in modo da fornirci altre informazioni. Odio dirlo, ma l'unica ragione per cui Centro Pokémon ha confermato i remake durante questo Direct è perché c'è la possibilità di un early reveal, ovvero lo mostrano prima del tempo, perciò non è proprio sicuro che ci sia nel Direct dei 25 anni, però vediamo. E se posso permettermi, io preferirei un altro Let's Go piuttosto che avere dei remake magari mediocri
e non dei remake decenti. C'è una grande differenza. Andiamo avanti. La promozione delle carte, vabbè, questa è una cosa che interessa un po' meno magari alcuni di voi, però sinceramente non mi dispiacerebbe avere qualcosa di dedicato per le carte. Una mini collezione che sarà rilasciata nel corso di quest'anno con due o tre set speciali, principalmente per il 25esimo anniversario. Le Jumbo Starter, quindi con il primo partner pack che include 3 Jumbo Starter più 2 booster pack dalle recenti espansioni, quindi Destino Splendente che esce proprio a febbraio. E ragazzi, spacchettamento sicuro sul canale di Destino Splendente, ho già ordinato una caterva di roba, vedremo, vedremo. Inoltre ci sarà un binder, un raccoglitore speciale per le Jumbo che potrà tenere 30 carte Jumbo. E mi interesserebbe, perché ho un po' di carte Jumbo io effettivamente messe dentro delle sleeve dedicate, ma non ho il raccoglitore, forse lo prendo. E probabilmente il primo partner pack sarà la carta Jumbo Pikachu, però ci saranno, e non sarà da solo, ci saranno 3 booster pack invece di 2 con Pikachu per compensare il prezzo, che sarà sicuramente più alto. Quindi oltre agli starter ci sarà anche Pikachu, con 3 booster pack piuttosto che 2 per compensare il prezzo, quindi Pikachu effettivamente costa di più e poi favoriscono Charizard. Vabbè. Andre Link, ma Pikachu è la mascotte? Dettagli. Ci sarà anche un set per McDonald's con gli starter delle varie generazioni. Allora, se fanno come per Yo-Kai Watch e tanti anni fa per Pokémon, che ogni settimana rilasciano uno starter diverso, mi tocca andare a McDonald's a prendere l'Happy Meal più volte. La roba del McDonald's non mi piace, raga. Non riesco a mangiarla, mi sa di vecchio quando la mangio. Quindi comprerei a 4 euro solo il pupazzino. Solo per quello lo prenderei. Comunque sia, un cinquantello mi sa che ce lo butto. Se esce tutto quanto insieme e non a caso dilatato nelle varie settimane, perché sarebbe una rottura di palle, ok? Avremo poi Katy Perry, vabbè, questo è stato rivelato quando ha scritto questa roba, il tizio già si sapeva di Katy Perry. Quindi quello che ho detto fino ad ora è tutto da prendere con le pinze, perché questo qui dice sì, ci saranno queste cose, e può essere anche veritiero che abbiano registrato il Pokémon Direct, che abbiano iniziato a registrarlo 2 giorni fa, ci sta tutto, ma prendete tutto con le dovute pinze, perché qui ora dice di Katy Perry, sì, ma Katy Perry anche 3 giorni fa si sapeva che c'era Katy Perry. Posso pure io scrivere, Katy Perry fa le canzoni. Sì, ma si è saputo 3 giorni fa. E questo il post l'ha scritto 1 giorno fa. Capite? Quindi tutto con le dovute pinze. Anche altri artisti hanno firmato un contratto per il 25esimo anniversario. E ci sarà anche un programma musicale chiamato Legends. E avrà un sito web dedicato. E ci saranno le musiche per il 25esimo di Pokémon dei vari artisti. Ci saranno anche K-pop e ci saranno, io non so i nomi di questi artisti, quindi perdonatemi se li sbaglio, A-Pink, ITZY, Blackpink, BTS di Costco pure, vabbè, Everglow, EU, Easy One, Jeonsumi, Momoland pure la conosco, Mosta X pure, Red Velvet, Super Junior, Twice e TXT. Text. Evidentemente se li hanno scelti sono buoni. Ad ogni modo, Katy Perry per Pokémon Lead Track non è che ricanta la canzone dell'anime, no? Si chiamerà l'album Electric. Facevi prima a chiamarlo Pikachu. Inoltre ci saranno anche degli zaini dedicati per Pokémon, non da Adidas questa volta, ma da Levi's. Questa celebrazione, questo CD, sarà un album con 40 minuti di musica, con 11 tracce differenti, e uscirà quest'anno il 16 ottobre. Poi avremo altri accessori come dei peluche super dettagliati, action figure più piccole, cibo, skateboard, scuola, giochi in particolare tipo Lego, new pops, quindi Funko Pop, nuovi vestiti, interessante, no? Nuovi controller per Switch, replica di Pokéball funzionali, tutte in metallo? Wow, quello mi interessa! E CD, va bene. Non ci sono però informazioni specifiche se questi prodotti siano anche legati ai remake che dovrebbero uscire questo fine anno. Non si sa. Quindi, dovute pinze, vi ricordo. Pokémon Snap, le informazioni che volevo.
Questo non ci avevo fatto caso a questo, quindi è nuovo anche per me. Avremo 8 e più aree. La Illumina Phenomenon, che è appunto quello che abbiamo visto a fine trailer con Meganium. Perfetto. Il gameplay si divide in 2 o 3. Ah, quindi ha 2 o 3 funzionalità, dici? Allora, il gameplay è tipo su Island Tour, va bene, dove si fanno foto, eccetera. Oppure gioco libero, dove puoi interagire con alcuni menu e fare piccole azioni piuttosto che fare solo foto. Ok. Il terzo sarà linkato con il fenomeno dei Pokémon Illumina, in una specie di battaglia trattata come minigioco. Ah, già inizia a essere più intrigante. E tra l'altro farà un uso buono del rumble del Joy-Con, quindi l'HD rumble, per appunto sentire dei passi o dei rumori. Questo è interessante. Il fenomeno Illumina è legato alle piante e ai Pokémon, e questo spiegherebbe perché Meganium, dato che è un Pokémon erba, il Pokémon pianta, ci sta che fosse lui il Pokémon prescelto per rappresentare questo fenomeno Illumina. Pokémon Unite, vabbè, abbiamo nuovi modelli, nuove texture, nuove foto. Poi i remake, che siano mostrati o no in questo Direct, avremo comunque sia un piccolo video introduttivo di quello che sarà poi il vero trailer a giugno. Quindi magari ci presentano tipo una cinematic come abbiamo visto per Pokémon Spada e Scudo, molto probabilmente, con gli starter che se la giocano per conto loro. Non ci sono ancora nomi sicuri, posso dirvi qualcosa sui nomi, ma in futuro, quando appunto ci sarà questa fantomatica tabella più precisa. E i remake saranno sicuramente rilasciati il 19 novembre 2021. La data non può assolutamente, categoricamente cambiare. Beh, il 19 novembre effettivamente è un venerdì, come è giusto che sia per i giochi Pokémon. Se dovesse succedere qualcosa di importante, la data potrebbe essere anticipata di una settimana, esattamente, però sarebbe molto strano. Ma aspettiamo un altro anno, che ce ne frega se esce quest'anno, aspettiamo un altro anno, fateli lavorare, devono lavorare. Ragazzi, questi erano tutti quanti i leak per il nuovo Pokémon Direct. Il video è un pochino lungo, ma vi lascio anche in descrizione il link a questa pagina di Reddit, in modo che possiate magari anche con il traduttore leggere per conto vostro. Io ho cercato di essere più preciso possibile e ho provato a vedere col traduttore per fare una cosa più veloce, ma ho fatto peggio perché Google, il traduttore, purtroppo alcune cose le prende proprio letteralmente e fanno schifo come le traduce. Quindi questo era tutto quello che c'era da sapere, e mi raccomando, non andate in hype per cose che potrebbero poi rivelarsi false. Per questo video è tutto, ragazzi, vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo ovviamente, oltre al link a questo post in descrizione c'è anche Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!